Signore, grazie, arrivederci, ma adesso a mai più. Finalmente questo d'ora che aspettavo da non so quanto, se non settimane. Mi raccomando, qui sotto nei commenti tutti quanti con hashtag addio Fortnite. Naturalmente addio per questa season che è stata, cioè, non imbarazzante. Ho fatto schifo le mucche. Quindi, come sempre, ricordatevi di spolliciare tutti quanti con l'hashtag qui sotto, altrimenti avete il pistolino così. Godetevi il video e buona visione. Ciao a tutti ragazzi, Tecno Signori, siamo tornati come sempre, carico ormai, finalmente con l'ultimissimo video di questa season di Fortnite. Tra l'altro, come sicuramente avrete visto, oggi siamo in veste interamente scuff. Guardate quanto è figa la maglietta, con il logo anche sulla manica, c'è anche la super scritta dietro. Mi raccomando, ricordatevi che se comprate degli scuff, codice sconto EZ. E per chi lo fa, un giorno gratis con sorella EZ. Prima di iniziare volevo salutare Tommy Corsi, l'ultimo fratello Martello Sgabello che mi ha seguito su Instagram. Mi raccomando, ricordatevi di seguirmi che tra poche settimane tornerò a caricare delle super foto. Link in descrizione. E dai, Signori, ci siamo. Sicuramente qualcuno di voi starà dicendo: fratello Ezio, non avevi detto che quello della scorsa volta era l'ultimo video di Fortnite? In parte è vero, però diciamo che siccome ho fatto 30, perché non far 31? Nel senso, cioè, guardate che livello sono. Ho giocato nonostante mi abbia fatto schifo, ho giocato tantissimo a questa season. Di conseguenza, siccome proprio sono gli ultimissimi giorni, siamo agli sgoccioli con la nuova season, ho detto, ma sì, dai, torniamo a tirare due bestemmie. Che tanto sfido chiunque. Oh, è bianco. Aspetta che c'è anche... Vabbè, guardalo il mio micinai, guardalo. Tutti bianchi. Io non ho materiale, però. Sei! Ma zio, antipolvere! Ma veramente, io ho tolto veramente 6, raga. Ok, sono morto, non ho materiale, fra. Perfetto! Allora, con calma, secondo tentativo. Dai, raga, cerchiamo, nonostante mi abbia veramente deluso tantissimo, cerchiamo di chiudere nel migliore dei modi questa season. Ho già il sangue che mi sta bollendo, vi giuro, proprio mi irrita quel gioco. Sta season fa, non riesco neanche a trovare un aggettivo. Voi, raga, come la definireste questa season? Sono curioso. Giustamente, siccome siamo morti, torniamo a fattoria. Mi sembra giusto. Apriamo questa cassa. Due pump. Tre pump. E la madoscola. No, c'è un errore, è impossibile che mi facciano trovare tutti questi pompa. Devo essere sincero, io ho un sesto senso positivo, nel senso che qualcosa mi dice che la nuova season sarà tanta roba, raga. È vero, ogni volta che siamo vicini ad un aggiornamento diciamo le stesse identiche cose, però... Ma perché sto sparando a caso? È anche vero che questa, per Fortnite, per gli sviluppatori di Epic Games, secondo me... è un po' la prova del 9, nel senso che con questo aggiornamento o riprendono tutti i player o ritirano sul gioco... e lo riportano in vita, altrimenti possono anche chiudere tutto e addio per sempre a Fortnite. Sicuramente non sarà facile, perché comunque è da 2 anni che sta comandando Fortnite a dei livelli altissimi, raga. Riuscire ad accontentare tutti è pressoché impossibile. Però non lo so, io ho questa sensazione che sarà un grandissimo aggiornamento. Poi, se non dovesse essere così, raga, vi prego, linciatemi. Oh, porca tua nonna bisù, ma da dove è uscito? Ok, guarda che adesso muoio. Guarda che adesso muoio e disinstallo. Edita. Oddio. Praticamente non avevo più mazzo. Aspetta, lo voglio umiliare. Dov'è il ballettino quello del loser? Dai, facciamo questo qua. Non so dove sta quello là. Oggi facciamo anche un po' queste piccole provocazioni. Ho rischiato tantissimo, cioè, guardatemi la vita. Non ho vita. Essendo comunque io molto curioso, raga, fatemi sapere voi qui sotto, secondo voi, qual è stato il vero e grosso problema di questa season. Secondo me, come ho ripetuto già diverse volte, è stata la mappa troppo grande, troppo dispersiva. Io mi auguro che nella nuova venga cambiata radicalmente. Io direi di potenziarci ancora il falò. Uno scudone. Mortacci. Airone canarino. Bello, vai, spara. Mica, raga, praticamente sono tornato come nuovo. Ma dov'è? Ah, è là dietro. Ma ci pensi, mi viene una roba del genere? Oh, questo qua c'ha il John Wick. Amore mio, vieni qua che ti pianto delle granatine, cucciolino. Vuoi fare il cioccolatino? Non l'ho preso una volta. Oh, si è messo... No, l'erba dei Pokémon, raga, va tolta sta roba qua. Si nasconde. Pieti sto furetto. Oh mio Dio. Buono. Non mi sembra vero. Ma dove è andato? Si è buttato giù. Ma zio, Charizard! Ma non muore! Ma quanta vita c'ha? Oh! No, non ci posso credere. Ho tutte le armi scariche. Raga, non ho più mazza. Aiuto! No, ha jumpato! Ma io non ho materiali neanche per... Oh, mamma mia. Vai, Ez, vai. Jump anch'io. Allora, teoricamente è andato verso questa direzione. Ma vuoi che sia qua sotto? Hanno già lootato tutto, altro che... Cioè... Oddio! Oh, porco nastro, ma era qui! Mamma mia! No, questo qua è... No, dov'è il loser? Eccolo qui!
Guarda, guarda, non sarà mica questa magliettina qua Scuff Gaming che mi fa veramente diventare più forte. Quando si ha qualche gadget dello Scuff, è proprio vero che si diventa dei pro player. Cosa? Ragazzi, è incredibile. Allora, siamo ancora in safe. Devo capire se c'è altra gente. Purtroppo con i mazzi non stiamo messi benissimo. Ok, buona. Shieldini, tanta ma tanta roba. Approfittiamone appunto per recuperare qualcosina, perché vorrei anche craftarmi le armi e farmi il P90, ma sto messo proprio a pecora, raga. Vi dirò di più, oggi proprio non ho paura di nessuno. Primo che becco lo pusho, perché se muoio, basta. Cioè, basta, veramente non ci gioco più fino a quando non esce la nuova season. E io proprio sono di parola, raga. Così come ho detto che non shoppo più fino a giovedì, perché se faranno una nuova season figa, sarò più che contento di continuare a shoppare. Altrimenti, a questi babocchioni non gli do più un centesimo, basta, perché hanno veramente rovinato un gioco in modo incredibile. Sono passati dal capitolo 1 a fare un aggiornamento a settimana, al capitolo 2 a farne uno ogni 3 mesi. Cioè, raga, è follia. Quindi lo uso anche un po' come segno di protesta. Sinceramente, guarda, sono contentissimo, sarà una season che non mi mancherà, ma neanche proprio a pregarla. Quindi questo è proprio l'ultimo game, è il mio addio a Fortnite. Vediamo se riusciamo a darglielo con una bella vittoria reale o se dobbiamo, come sempre, tiltare. Ma c'è un tipo! Ma mi ha visto? Raga, secondo me mi ha visto, perché sta buildando. Ma sai che non mi aveva mica visto, secondo me? Perfetto! Me l'ho preso una volta. Oh, ma zio pasticcino, questo qua è che mi pusha un botto. Ma come build Eze? Incredibile. Vuole farmi... Bello. Bello, bello, è entrato qualche hit. Oh, porco cane, ma dov'è? Ma è sopra? Vieni qua, Fra, vieni qua. Bello. Dai, 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 che ti porta a casa, dai, che ti porta a casa. Amore mio. È immortale. 31. Pompa. Cioè, da 31 a 86. Da 31. Da, mamma mia, è troppo bello sto gioco. Da 31 a 86 passano gli hit. È una cosa incredibile, raga. È sensazionale. Il fucile a pompa su Fortnite sono la roba più randomica che abbia mai visto. E in fondo ce n'è un altro. Beh, ho dovuto provare la ciclata del secolo. Non la voglio piccare perché noi qua abbiamo il vantaggio dell'altezza. Siamo in high ground, quindi cerchiamo di non perdere questo vantaggio. Mi sta piccando. Oh, se mi arriva la kill col cecchino, tanta ma tanta roba. Cioè, vado giù di testa. Mi sta bombardando un fratm. Devo ricaricarmi tutto, completamente. No, raga, mi metto qui. Mi troppo qui. No, davvero. Oh, se lo faccio fuori così vado giù di testa. Cioè, posso anche chiudere qui. E ho dato tutto. Oddio, non lo sento. Ed è impossibile che non mi stia venendo a prendere. Raga, mi stava piccando come un toro. Ma dov'è? Eccolo, eccolo, raga, eccolo. Non mi ha visto. Oh, ma oddio. Non so se andarci di pompa, di mitraglietta o... Guarda, 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 guarda. No, raga, devo... Ma neanche un colpo. Ma neanche un colpo. No, non ci sto credendo, raga. Se muoio... Bello. Mortacci, ma... Bellissimo! È strabianco! No, c'è la mitraglietta scarica! Tua nonna bisunta! È mortale. Mortacci tua. Dove sta? Oddio, ma non mi sembra vero che oggi sono così forte. Mamma mia! Ma non sarà mica che è l'ultima partita di Fortnite, che quindi me la voglio elaborare così, eh? L'ultima di questa season, precisiamo. Perché far peggio di questa season ce ne vuole. Se fanno anche peggio di questa, alzo le mani. Grazie, arrivederci. Siamo rimasti in 3. C'ho 4 kill. Oh, ragazzi, c'è 4 kill. Ah, sono mica poche, oh. In sta season, 4 kill. Ah, sono tantissime. Sono un esercito. È come se ne avessi fatte 12. Oh, oddio. Oh, oddio. Guardami, guardami. Guardami le palle. Spass. No, raga, ma... No, 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 aspetta, aspetta, no, devo fare il balletto questo. Ma cavolo, cosa sto facendo? Dov'è il balletto del loser? Devo trovarlo. Eccolo qui. Questo in memoria dei vecchi tempi. La vecchia scuola dei Quickscope su Call of Duty, raga. Io continuo a sfotterlo. Non mi verrà mai più una roba del genere. Allora, è rimasto l'ultimo. Devo capire fondamentalmente dove sta. Ma dove sta? Eccolo. No, ho preso la donna. Porca. Spigolino! Ma non ci credo. Voglio farlo per forza col cecchino l'ultimo. Proviamo a fare una kill spettacolare col cecco. Si sta chiudendo anche la tempesta. Vediamo poi dove va la prossima safe. Oh mamma mia. Oh, che ansia. È calla. Tanto per cambiare c'è la safe lui. Te pareva. O provo a pusharlo e poi... No, mi fa cascare. Aia, che danno che mi sono beccato. Perché la cosa migliore da fare sarebbe beccarsi like e provare a fargli...
Aia, tipo un bel 360, un trick, qualcosa di assurdo. Se spacco qua, casca? È collegata a troppe robe, sto fortino. Oddio, è sceso. Vai, vai che ha perso like, vai che ha perso like. Oh my god. Oh my god, l'idete. Mamma, raga, se mi vedo, oh, io lo sento sotto. No, mortaccio, non ci credo. Via, 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 sali, sali, sali. Ma lo sto trollando di brutto questo. Oddio. Boom. No, ma non ci credo. Raga, era perfetto. È impossibile, ma non entra. Ma dove vanno i colpi storti? No. Ma come? Ma come che? Ma come può? È caduto. È caduto. Ma non ci credo. Fratello Ezio mette la maglietta Scuff Gaming. Gli avversari si scansano. Fammi vedere il riepilogo. Abbiamo fatto 5 uccisioni. Ma ce l'ha contata l'ultima? Sai che non lo so. Forse sì. Tuttavia, signori, cosa dire? Questo era un po' il mio saluto, il mio addio alla prima season del capitolo 2 di Fortnite. Nonostante tutto, nonostante le difficoltà, le avversità, nonostante non sia stata la mia season preferita, comunque ci ho passato, come vedete anche dal livello, tante ore sopra. Questo è stato il mio grazie, il mio arrivederci a questa season di Fortnite. Non voglio più vederla. Addio papà. A mai più. Speriamo che da giovedì le cose possano cambiare con un nuovo aggiornamento. Da fratello è tutto. Un saluto e un abbraccione. Ciao campioni.